Ok, adesso proveremo invece la funzione di volo stabile, quindi portando lo switch di destra sulla... Adesso facciamo un nuovo decollo. Questa è la condizione di volo manuale. Se voi vedete, il drone risponde molto ai comandi, vedete? È molto reattivo alle variazioni dello stick, mentre se adesso lo portiamo in condizione. Mentre se noi gli diciamo e switchiamo con l'interruttore sulla posizione 1, questa, vedete, il drone si calibra e rimane molto più stabile. Gli interventi sul pitch and roll diventeranno molto più lenti, lui non li sentirà molto, farà ugualmente le manovre, ma in maniera molto molto più morbida. Anche nella fase di atterraggio sarà molto importante questa posizione di volo stabile, perché il drone reagisce poco al movimento del pitch and roll. Vedete? Il drone è stabilissimo. Posso farlo venire quasi. Meglio non rischiare molto, ma posso farlo venire a un metro da me, a 50 centimetri da me, senza nessun tipo di problema. Ok, adesso noi faccio atterrare di nuovo il drone.